Sucker Pops, semplicemente Sucker Pops. Esatto, non si tratta altro che la Sucker rimodellata in uno snack piccolo e godurioso, racchiuso in due dischi di cacao, di frolla al cacao, una mousse al cioccolato fondente al 70%, una composta dal bicocca al centro e poi il tutto glassato nel cioccolato fondente. Un po' la Sucker rivisitata in un piccolo snack. Ci sono due modalità per poterlo degustare. Abbiamo la stecchetta, quindi mangiarlo come se fosse un classico lecca lecca, proprio come vediamo in questo video, oppure possiamo poi degustarlo con le nostre mani, glassandolo completamente e poi mangiandolo come se fosse un classico snack. Io mi chiamo Luigi Franco, sono uno chef pasticcere, sono il creatore e il fondatore della Pastry School, la scuola pensata interamente per il web dedicata al mondo della pasticceria, dove guidiamo gli appassionati e gli aspiranti pasticceri ad entrare nel mondo del lavoro e a formarsi per bene, oppure nel diventare amatoriali professionisti nell'ambito della pasticceria. Oggi vediamo uno snack veramente super goloso. Oltre alla ricetta, vedremo alcune informazioni utili per poter migliorare quelle che sono le nostre preparazioni e direi proprio di iniziare. Piccola cosetta prima di iniziare: se ti stai chiedendo dov'è la ricetta, beh, la ricetta la trovi giù in descrizione. Mi raccomando, non sarà in comparsa all'interno del video, ma sotto in descrizione nel video, dove cliccherai su mostra altro, troverai tutta la ricetta spiegata passo dopo passo, anzi, grammo dopo grammo. Allora, adesso la ricetta si dividerà in 4 step. Iniziamo dal primo step e vediamo come si realizza la frolla al cacao. Sucker Pops si divide in 4 principali step. E noi iniziamo proprio dal primo, dove andiamo a realizzare la parte croccante, la nostra frolla al cacao. E all'interno della planetaria andiamo ad aggiungere quello che è il burro freddo, la farina, lo zucchero semolato e il cacao. Bene, questi 4 principali ingredienti li andiamo a lavorare insieme con l'aiuto della foglia affinché questi possano raggiungere un effetto sabbiato nel finale. Una volta che questi 4 ingredienti hanno raggiunto l'effetto finale, possiamo aggiungere quelli che sono i tuorli. E dopodiché la nostra frolla è pronta, dobbiamo solamente impastarla nel finale con le nostre mani e dopodiché il risultato è pronto. Impastata per bene, possiamo poi prendere la nostra frolla e la possiamo depositare sopra un foglio di carta da forno. Dopodiché gli depositiamo su in superficie un altro foglio di carta da forno e andiamo a stendere con l'aiuto del mattarello. Bene, qui i 2 fogli di carta da forno ci aiuteranno a stendere a uno spessore molto più basso la nostra frolla, in modo tale che poi possiamo avere il risultato desiderato. Perché lo spessore deve essere tra i 2 e i 4 mm. 4 mm è lo spessore ideale. Andiamo poi con l'aiuto di un coppapasta del diametro di 6 cm a creare i nostri dischetti, per bene, in modo tale che possiamo poi avere tanti dessert da poter realizzare nel finale. Andiamo a depositare la carta da forno su in superficie e andiamo a farli freddare per 2 ore in frigorifero. Una volta scoccato il timer, passate le 2 ore, possiamo andare a depositare i nostri dischetti su un forosil e, una volta che abbiamo completato il lavoro, possiamo depositare su in superficie un altro forosil e andare in cottura a 170 gradi per 15 minuti. Mentre stanno in cottura, noi possiamo iniziare a realizzarci quello che è il secondo step. Nel secondo step andiamo a realizzare quella che è la mousse al cioccolato fondente al 70%. E che cosa dobbiamo fare? Beh, dobbiamo andare a realizzare la nostra pata bomb. Come vedi, all'interno del pentolino ho inserito quello che è lo zucchero semolato e l'acqua per creare lo sciroppo di zuccheri. E all'interno della planetaria vado ad aggiungere quelli che sono i tuorli. Questo risulterà poi nel finale, darà nel finale un risultato cremoso e leggero al tempo stesso. Quindi andiamo a creare lo sciroppo di zuccheri e nel frattempo andiamo a montare quelli che sono i tuorli in planetaria. Una volta che il nostro sciroppo di zuccheri è arrivato alla temperatura di 121 gradi, possiamo toglierlo dal fuoco e andare a depositare il tutto all'interno della nostra planetaria con la montata di tuorli che stava prendendo aria, e dopodiché continuiamo a montare finché il tutto risulta bello schiumoso e ben montato e soprattutto stabile, proprio come vedi adesso. Poi andiamo a depositare il tutto all'interno della nostra bowl, prendiamo tutto il quantitativo che ci serve dalla ricetta e andiamo a depositare al suo interno anche che cosa? Il cioccolato fondente al 70%. Mi raccomando, questa mousse qui non avrà bisogno di gelatina perché faremo riferimento sul cioccolato che ha una grande percentuale di burro di cacao e di massa di cacao e quindi riuscirà a dare stabilità alla mousse nel finale. Una volta che abbiamo raggiunto la consistenza giusta, possiamo andare a montare anche la panna per alleggerire la nostra mousse e andiamo a montare il tutto per bene in planetaria. Andiamo a levare via la panna della planetaria solamente quando ha raggiunto un effetto semimontato, ma montato, dove l'aria l'ha presa e l'ha incamerata. Dopodiché andiamo ad inglobare i 2 composti insieme, ad emulsionarli per bene e per poi avere nel finale una crema, anzi, più che una crema, una mousse lucida e areosa. E la mettiamo da parte in frigorifero.
E adesso arriva il momento del terzo step della nostra Sucker Pops. Perché? Perché andiamo a realizzare la composta di albicocche. Andiamo a prendere delle albicocche, il numero che ci serve per creare la nostra ricetta nel finale, e andiamo a lavare prima di tutto le albicocche e poi le andiamo a tagliare in due per togliere il nocciolo al centro del frutto, perché questo ci faciliterà poi a tagliarle in modo tale che ci possono essere utili nel momento in cui le andiamo a depositare poi sul pentolino, anzi più che pentolino sulla padella, proprio come stai vedendo adesso, dove andiamo ad aggiungere lo zucchero semolato e le nostre albicocche tagliate a lamelle. Adesso le andiamo ad aggiungere con lo zucchero, anzi più che aggiungere andiamo a mescolare per bene affinché questi possano prendere anche un po' più di dolcezza. Mi raccomando, qui il fuoco deve essere a fiamma bassa. Andiamo ad aggiungere anche quello che è il burro nel finale, gli aromi, e dopodiché possiamo spegnere il fuoco e inserire la nostra composta all'interno di una bowl un po' più piccola, perché adesso andiamo ad emulsionare il tutto con l'aiuto di un mixer per far sì che tutto possa essere omogenizzato per bene. E andiamo a mixare per circa 2-3 secondi. Questo qui è il nostro risultato. Adesso risulterà un po' più liquido, ma nel momento in cui andrà a riposare in frigorifero prenderà un po' più corpo e sarà un po' più consistente. E adesso arriva il quarto step del Sucker Pops, dove intorno al nostro dischetto di frolla, che è cotto veramente a puntina, andiamo a depositare la nostra mousse al cioccolato fondente, dove al centro andiamo a depositare anche la composta di albicocche, così a creare anche un cuore, una degustazione veramente super interessante in un unico piccolo snack al cioccolato che ricorda il gusto della Sucker. Mi raccomando, qui per poi aiutare il glassaggio nel cioccolato andiamo a livellare con l'aiuto del nostro ditino i bordi del nostro snack, in modo tale che poi il glassaggio sia bello uniforme su tutto il dolce che abbiamo realizzato. E dopodiché nel finale andiamo ad aggiungere la stecca al centro del nostro snack per poi farli congelare per bene per tutta la notte. Quando saranno congelati per bene, perché ci aiuteranno a creare lo shock termico con il cioccolato fondente arrivata alla temperatura di 30-32 gradi, andiamo a glassarli per bene. E una volta glassati per bene, che cosa facciamo? Andiamo a depositare su dei Choco Pops, così per dargli un po' più di croccantezza e dargli un'estetica un po' carina, ma è il gusto che deve fare da padrona. E dopodiché i nostri Sucker Pops sono pronti. Semplicemente Sucker Pops, buonissimo, e per chi ama la Sucker avrà modo di degustare quelli che sono i gusti che compongono questo dolce così tradizionale in una veste diversa. Sarà croccante, cremoso e acidulo con chiaramente la composta del albicocca al suo interno. Adesso, se ti è piaciuto il video, mi raccomando, lascia un like. Se non vuoi perderti altri contenuti come questo e comunque prossime video ricette e non solo, iscriviti al canale perché ne vedremo delle belle. E mi raccomando, fammi sapere giù nei commenti se hai domande e dubbi in merito a questa video ricetta, e io ti aspetto nel prossimo appuntamento. Ciao!